Citizen Science è la partecipazione del pubblico nella ricerca scientifica. In questo caso la nostra esperienza di subtecnici ha permesso la messa in opera degli strumenti per una ricerca innovativa sul corallo nero. Il lavoro effettuato insieme ai ricercatori ha arricchito la nostra conoscenza di questa specie e dell'importanza del suo ruolo ecologico nella zona mesofotica. Stacchiamo il time lapse, lo dividiamo il pacco batteria dall'illuminatore, lo mettiamo dentro la retina, leghiamo per bene, ci attacchiamo il pallone e lo spariamo. Okay? Ok? Se avanza un pochino di tempo andiamo a aiutare a Edo e Lapo, che nel frattempo staranno tirando su il resto dei substrati. E oggi siamo a Punta Pennello e recupereremo tutto il materiale che è ormai in acqua da più di un mese. Faremo tre squadre al lavoro che recupereranno il tutto e io non faccio niente perché sono l'operatore e quindi riprenderò il lavoro degli altri, quindi oggi mi c'è bene. L'immersione è terminata, ma non recuperiamo tutti gli strumenti, perché alcuni esperimenti dureranno diversi mesi. Le decompressioni a Punta Pennello non sono mai noiose e la corrente ci porta a un incontro eccezionale. Una teca ovarica di cefalopode, probabilmente un totano. Alcune specie di totani emettono le uova all'interno di grandi masse gelatinose, chiamate teche, che possono raggiungere anche un metro di diametro. Questa teca è molto rovinata, ma comunque inconfondibile nella sua forma. Gli avvistamenti sono diventati più frequenti, ma non è ancora possibile individuare di che specie si tratti. Potrebbe anche essere una specie non descritta o proveniente da altri mari. Il Mediterraneo si sta scaldando e tanti anni di immersioni mi rendono un attento osservatore dei suoi cambiamenti. Noi subacquei possiamo diventare un importante strumento per la ricerca scientifica, fornendo informazioni sulle trasformazioni del nostro mare. Thank you.